Benvenuto al sindaco, benvenuto all'amministrazione comunale questa sera a Bardolino in quel di Villa Carrara, dove si è svolto un concorso tra le classi quarte e quinte di Bardolino e di Calmasino, che hanno visto protagonisti i nostri bambini in quello che è stato appunto un concorso nel quale si è andati a votare il disegno più bello, il disegno vincente, che andasse un po' a spiegare, signora Boscolo, quello che per i nostri figli, per i nostri bambini, significava anche la parola sport. E in questo c'è stato anche una classe vincitrice, ma con calma arriveremo a spiegare un po' tutto. Prima di tutto andiamo a spiegare come grazie a Bardolino Champions Cup si sia arrivati a questo progetto. Certo. Allora, la Bardolino Champions Cup, quindi il torneo internazionale che si sta svolgendo oggi e domani ai campi da calcio, il direttivo della Bardolino Champions Cup ha deciso di coinvolgere i bambini della stessa età dei giocatori che stanno appunto giocando e svolgendo il torneo, che hanno 10 anni, e gli stessi bambini della stessa età delle scuole, quindi quarta e quinta della primaria di Bardolino e Calmasino, del comune appunto di Bardolino. E quindi insomma siamo arrivati e vi abbiamo fatto vedere anche nella prediretta di ieri in quanti si siano impegnati, e soprattutto vedete anche qualche bambino che è venuto giustamente a far vedere ai propri genitori il suo operato, quindi sono stati bravissimi. Allora, l'aspetto positivo insomma di questo progetto è stato come si sia riusciti anche ad integrare non solo la passione per lo sport, e l'abbiamo visto in questi giorni dove Bardolino è protagonista con appunto il torneo della Bardolino Champions Cup, e sta veramente avendo un successo sia di squadre, e lo ripetiamo, da tutta Europa, ma anche dal punto di vista del blasone, perché sono squadre importantissime, si è riusciti ad unirlo a un progetto che ha valorizzato anche un po' l'estro dei nostri figli, perché sappiamo bellissimo l'aspetto sportivo del calcio, ma è importante anche valorizzare un po' quella che è la fantasia dei nostri ragazzi. In tutto questo ci sono state delle sponsorizzazioni importanti che ci hanno permesso non solo di permettere questo torneo, ma soprattutto anche di valorizzare la classe che è andata a vincere poi questo concorso. Quindi, con calma, arriveremo anche lì. Nel frattempo io mi permetterei di chiamare il sindaco, e giustamente insomma il signor Lauro, che è sempre presente. Grazie anche al sindaco, insomma, siamo riusciti a permettere a questi giovani ragazzi di esprimersi sia sportivamente, ma soprattutto anche dal punto di vista dell'estro. E sempre gratificante, sempre piacevole dopo andare a rivedere come si riesce a valorizzare un po' i nostri giovani. Questo è fondamentale anche per il nostro paese, non credo? Sì, sicuramente l'importanza di questo torneo è proprio perché è basato sui ragazzi, quindi parliamo di un torneo under 10, ragazzi del 2013 che vengono da tutto il mondo, perché abbiamo l'Ajax, Liverpool, il Chelsea, il Manchester United, quindi grandi squadre dove si trovano insieme per lo sport, e veramente in campo vince lo sport. Ho visto oggi le partite, i ragazzi si stanno divertendo, veramente divertendo, sono fortissimi perché sono ragazzi veramente impegnati, e nello stesso tempo oggi con lo sport riusciamo a fare una sinergia tra associazioni, quindi il calcio in questo caso non è solo calcio, ma mette insieme la scuola, quindi i bambini della scuola, in un progetto che va a spiegare cos'è lo sport con dei cartelloni che poi vengono premiati. Nello stesso tempo delle associazioni del territorio che ricevono delle sponsorizzazioni da imprenditori e che vivono il territorio. Quindi devo dire che questo è proprio un sunto di quello che deve essere sempre in una comunità, lo spirito veramente di fratellanza, di amicizia e di solidarietà che vince sempre. Solidarietà che vince sempre, e non per niente questa sera l'aspetto solidale è fondamentale, perché abbiamo come ospite il signor Marchi, che pregherei di venire vicino a me, anche se so che è un po' spaventato di questa cosa, però non deve esserlo, soprattutto questa sera, perché il signor Marchi è un rappresentante di una delle associazioni, se vogliamo, che è stata protagonista di questo concorso. Ma perché, signora Boscolo, mi spieghi il perché il signor Marchi questa sera è qui con noi? Perché Parco Hotel Italia ha deciso di donare 3.000 euro di una parte della sponsorizzazione che dà alla Bardolino Champions Cup, quindi di donare 3.000 euro all'Emporio 12 Ceste. E quindi, ci farebbe piacere che venisse spiegato a tutti, per chi per caso magari non lo conoscesse, di cosa
si tratta. Beh, incomincio con ringraziare. Quindi grazie a Baldolino Champions Cup, agli organizzatori, alla scuola, allo sponsor, agli sponsor, all'amministrazione comunale, dimentico qualcuno. No. Grazie ancora, ecco. E soprattutto grazie, ho molto apprezzato anch'io l'organizzazione ed aver coniugato l'aspetto sportivo a quello della solidarietà. Ecco, la solidarietà di cui l'Emporio 12 Ceste è una testimonianza, è proprio una testimonianza nel suo fare, nel suo operare, nella forma concreta, dignitosa ed equa. Ecco, soprattutto concreta, perché in questo momento stiamo sostenendo 190 famiglie del territorio e nella distribuzione alimentare, quindi soddisfare il bisogno alimentare, ecco, è la prima risposta diciamo ai nostri utenti che sono in difficoltà. Sono del territorio, quindi la Vicaria Lago Veronese, da Torri fino alla Zise. Ecco, i requisiti per poter accedere li definisce un centro di ascolto, che è il motore principale, diciamo, per questa iniziativa. Ecco, sono necessarie avere la residenza ed è necessario avere una documentazione ISE non superiore ai 7.500 euro. Dignitosa perché l'Emporio va a sostituire la borsa della spesa, quindi è dignitosa perché all'interno possiamo trovare una scelta di prodotti che l'utente stesso sceglie e non come prima con una borsa che veniva consegnata con quello che era disponibile. Questo Emporio è un progetto che si inserisce nel coordinamento Caritas diocesano, per cui tutti quanti gli empori che stanno sorgendo ultimamente a Capreno sono gestiti con un gestionale unico, uguale. E quindi, allora, visto che si parla di cultura e si parla di scuola, ho la possibilità di avere con noi questa sera anche l'assessore alla cultura, quindi Nica Curò, pregherei di venire un attimino anche lei, perché insomma tutto ciò che è scuola, tutto ciò che è bambini fa parte un po' anche della tua vita, diciamo. Certo. E quello che mi interessa di più sapere anche da te è come queste dopo manifestazioni, ok, di comunità siano fondamentali anche da un punto di vista, se vogliamo, evolutivo del nostro paese. E cosa si prova dopo, visto che ci sei dentro anche tu, perché il tuo lavoro lo sappiamo qual è, vedere questi bambini che si danno da fare anche per un qualcosa in più. Certo. È una cosa bellissima, stasera è una serata molto bella perché si coniuga, come hanno detto bene il sindaco e la signora Boscolo, la solidarietà con lo sport e con il cuore di questi bambini. La loro crescita è fondamentale se questa crescita è collegata ad uno spirito di come dire, felicità, di donazione, di altruismo, e tutto questo può essere ricordato sia attraverso lo sport che attraverso anche delle azioni come quella di stasera, che è la solidarietà che questi bambini anche possono assorbire attraverso la donazione che viene fatta all'Emporio 12 Ceste. Viviamo in un mondo molto individualista, quindi crescere e far comprendere a questi bambini quanto sia importante donare oltre che ricevere è veramente fondamentale. Sono bambini del nostro territorio, sono bambini che in un certo qual modo hanno una grande fortuna di vivere in un posto bellissimo, ma comprendere che ci sono delle persone, delle famiglie o dei bambini che hanno meno fortuna di loro, secondo me è per loro un grande arricchimento da un punto di vista morale, da un punto di vista proprio della loro crescita. E poi mi piace molto
ho visto questi lavori che hanno fatto dimostrando quello che pensano sulla manifestazione sportiva, su quello che è lo sport, ed emerge veramente, emergono delle parole bellissime: fratellanza, altruismo, integrazione, rispetto, lealtà, amicizia. Quindi al di là della competizione che ci sta nello sport, la competizione è importante, perché se no non esisterebbe, voglio dire, una gara, non esisterebbe una competizione, appunto, però l'essenza della competizione è sempre nel rispetto delle due parti che competono, e si ferma, ecco, solo a livello del gioco, quindi non va mai oltre. Mi piacciono molto queste parole di rispetto, di uguaglianza, di rispettare le regole, perché lo sport insegna anche quello. Se tutto questo poi, come dicevo prima, lo sommiamo anche a questo momento di grande solidarietà, secondo me abbiamo proprio fatto una, come dire, chiuso il cerchio. Direi. Quindi direi proprio che è una bella serata. Direi, grazie mille assessore. Allora pregherei adesso il signor Parco dell'Italia di consegnare l'assegno al signor Marchi, 12 ceste, che vediamo che insomma è lì anche per questo. Dopo facciamo sicuramente a lui un applauso. Sono veri. Ecco, mi raccomando, non andare in banca con questo domani. Poi dico male sabato, quindi non da niente, ma lunedì, vai con questo. Anche se noi, signora Mosca, non è che abbiamo proprio finito, perché dovremmo, insomma, capire chi ha vinto questo concorso. Quindi, qua i bambini tremano, perché giustamente. Sì, tanto dopo facciamo anche la foto. Dobbiamo anche capire chi ha vinto questo concorso, perché i premi non si fermano qua, giusto? Allora, so che un importante sponsor, e prendiamo la borsetta, quindi Parco Natura Viva ha messo a disposizione dei vincitori di questo concorso, e non solo, ma dopo lo andremo a spiegare sicuramente, cosa, signora Boscolo? Un'entrata gratuita per un bambino e una bellissima borraccia. Adesso vado velocemente a far vedere. Eccolo qua. Quindi grazie al Parco Natura Viva, insomma, che è stato anche lui uno sponsor fondamentale nella riuscita di questo torneo, e non solo, ma soprattutto anche di questo concorso. Quindi, signora Boscolo, visto che c'è il pubblico qua che sta fremendo, perché io lo vedo che stanno scalpitando, voi non riuscite a... Quindi un po' di suspense. Allora, vince il concorso. Allora, dopo lunga e attenta selezione. Dobbiamo fare i complimenti a tutti, perché so che si impegnano tutti molto, le insegnanti in primis, che io arrivo sempre a maggio con il concorso, quando loro sono operatissime di... lavoro, quindi didattico ed extra, con le gite eccetera. Comunque sono sempre molto disponibili, quindi voglio anche ringraziare la preside Fossà e la vice Esther, che non sono potute essere qui questa sera, ma che sono sempre molto disponibili, e l'insegnante di conseguenza, ok? E i bambini in primis, che hanno lavorato, insomma, più volte avete fatto riprese sui lavori, sono molto molto belli. Quest'anno devo dire che, come l'anno scorso, c'è il lavoro che colpisce, e che quindi il direttivo della Bardolino Champions Cup dice: questo è il vincitore. Ecco. Quest'anno, per la completezza con cui è stato creato, che c'è veramente di tutto, dopo se vogliamo andarlo a riprendere, certo, un attimino meglio, dichiariamo vincitore del concorso Lo Sport è la classe quinta della primaria di Calmasino. Oh, vedi che insomma, ecco, c'è sopra Calmasino, non vorrei dirlo, signora Boscola, ma avevo detto che avrei spostato gli equilibri spostandomi a Calmasino, signor sindaco, e fatalità, quest'anno ho vinto per la prima volta una classe di Calmasino. Non vorrei dire niente, mi fermo qua. Dopo anni, è vero, dopo anni di Bardolino, adesso è arrivato lui. No. È completo, ci sono temi, ci sono, tocca veramente vari aspetti, articoli di giornale, dettagliati, è molto completo,
completo la definizione di idea d'arte, perché poi belli sono tutti e complimenti a tutti. Complimenti veramente a tutti voi, che insomma è stato un successo un po' di tutti, sia di Padolino che di Carmasino. Per quanto riguarda la consegna, ok, del premio ai ragazzi della quinta di Carmasino, noi settimana prossima, signora Boscolo, in compagnia, quindi beato tra le donne sarò, dell'assessore anche Currò, andremo a consegnare il premio alla quinta di Carmasino che ci aspetterà. Io sono un po' più comodo, voi dovrete raggiungermi, ma lì non è un problema. Nel frattempo, grazie a tutti, grazie ai bambini, signora Boscolo, non dimentichiamo niente. Solo che il Parco Natura Vida è stato così generoso che ho entrate e borracce in più, quindi verranno suddivise tra le altre classi, quindi l'altra, la quarta di Carmasino e le quarte e le quinte di Bardolino, li porterò a scuola e poi starà agli insegnanti decidere come... Direi, potrebbe anche tenerli buoni perché tra un po' ci sarà il triathlon, e allora magari col triathlon, magari borracce, niente, va bene. Signora Bosco, è stato un piacere veramente collaborare con lei, grazie. È stato veramente un onore. Signora Currò, noi ci diamo appuntamento a mercoledì. Mercoledì, come volete voi. Grazie a tutti voi, grazie ai genitori, ma soprattutto grazie ai bambini che hanno creato questo progetto.